Buongiorno a tutti, eccoci pronti a preparare dei biscottini al profumo d'estate, visto un po' i primi caldi che stanno arrivando. Allora oggi faremo dei veri e propri limoncini dolci, quindi proprio dei frollini molto piacevoli, perché sono aromatizzati un po' al limone e poi verranno anche un pochino glassati. Tra l'altro simpaticissimi da portare a tavola perché comunque sono anche molto decorativi. Allora adesso cominciamo, perché io vi ho comunque lasciato il post ieri, ma visto un po' i messaggi che mi avete inviato, avevate piacere di vedere un po' il procedimento, che poi in realtà sono dei biscottini facilissimi da realizzare, però come tutte le cose diventano facili quando si vedono. Quindi adesso cominciamo subito, giro un attimo il telefono da questa parte, eccoci qua. Allora, dunque, cominciamo a preparare un pochino la frolla. Se avete una planetaria o comunque un bimbi, sicuramente siete agevolate. Io, come al solito, utilizzo uno dei miei attrezzi preferiti, che pure nella sua semplicità, però insomma funzionano sempre bene, ok? Anche perché insomma non tutti magari hanno l'attrezzatura top a disposizione, quindi insomma andiamo con le cose tradizionali, se funziona. Okay. No, prova prima che mi partano le frustine qua in diretta. Buongiorno Concetta. Buongiorno Anna, ciao, benvenute. Allora cominciamo, trascino un attimo i messaggi, anche voi se volete vedere a pieno campo trascinate a destra tutti i messaggi così vedete bene. Allora io adesso vi do una dose diciamo per 8-9 biscottini, comunque non vi dico le dosi adesso al momento, mi interessa più che altro farvi vedere i passaggi, poi li trovate scritte e fine diretta ve li pubblico, va bene? Allora cominciamo, vado a rompere mezzo uovo, eccoci qua, adesso lo facciamo un pochino ad occhio, ecco così dovrebbe esserci più o meno mezzo uovo, eccolo qua. Vedrete sono veramente molto facili e veloci, andiamo ad aggiungere lo zucchero e pronti che partiamo, ok? Ok, ecco qua, dobbiamo aumentare un po' le uova, dopo vi leggo Ok, poi andiamo ad aggiungere un pochino di burro fuso e poi andiamo a mettere anche un pochino di latte. Quindi è una frolla un pochino diversa dal solito perché si aggiunge anche un po' di latte. Così, e poi inseriamo piano piano un po' di farina. Svolazza. Ok, prima di continuare andiamo a mettere un pochino di aroma di vanillina. Allora, se volete potete inserire all'interno dell'impasto della scorzetta di limone. Io non la metto perché poi comunque faccio la bagna che va ad aromatizzare e lì ci sarà proprio la spremuta del limone. Quindi mi basta aggiungere giusto un po' di vanillina. Poi aggiungiamo anche un pochino di lievito, precisamente ne metto 4 grammi questa dose. Poi ovviamente io vi darò le dosi per 8-9 biscottini, chiaramente se vi serve fare qualcosina in più raddoppiate semplicemente il tutto. Ok, allora adesso andiamo a dare ancora un'ultima girata, in modo che si amalgama bene tutto, e poi possibilmente aggiungiamo ancora un po' di farina, perché come tutte le ricette magari c'è bisogno di dare una piccola aggiustatina, poi si vede insomma al momento, nel senso che deve essere morbida, però non troppo, il giusto per poterla lavorare. Ok, adesso facciamo così, sganciamo il tutto, aggiungiamo ancora un pochino, comunque dopo vi lascio scritto tutto. Ogni tanto si fa anche un pochino d'occhio. Adesso nessuno me ne voglia, sicuramente mi becco qualche critica, però è vero, cioè a casa funziona così, poi magari al ristorante no, però a casa si fa anche un pochino d'occhio. Allora mettiamo un po' di farina sulla spianatoia, che così cominciamo a lavorare il tutto. Do un attimo un'occhiata ai messaggi, vediamo un po'. Giuseppina, buongiorno. Giuseppe, ciao. Concetta, ok. Violetti, poi leggo tutti i messaggi. Allora adesso ci mettiamo questa frolla sulla spianatoia e iniziamo a dargli un po' di forma. Prima di tutto si impasta un attimo così a mano,
e come si fanno gli gnocchi, si va a creare una sorta di strisciolina in modo da poi andare a tagliare i vari pezzettini che così riescono a venirci un po' tutti della stessa dimensione, va bene? Ok, mi pare che il piano si vede bene. Prendiamo un coltello e così andiamo a tagliare i biscottini. Allora, non li faccio molto grandi, nel senso che devono essere sì dei limoncini, ma devono essere un po' dei bocconcini, un po' sfiziosi, quindi una misura adatta, va bene? Quindi adesso tagliamo, vedete l'impasto è un pochino morbido, ma poi dopo, una volta cotti, vi risultano anche belli fragranti. Quindi io faccio il taglio così, giusto per avere una misura più o meno equa. Allora, abbiamo 3, 6, 9, ecco, ne sono venuti 10, quindi insomma dipende ovviamente dalla dimensione che date. Ogni modo, comunque dagli 8 ai 10. Allora, poi si fanno delle palline, ok? Le mettiamo nella spianatoia. Prima si fanno le palline, poi si procede a fare un po' di farcitura del biscottino. Allora, io all'interno, vedrete, ci metto delle gocce di cioccolato, però si possono mettere anche tipo marmellata oppure della Nutella, solo che con le creme vi risulta un pochino più difficile poi dare la forma, cioè ci vuole un po' una mano un po' esperta. Secondo me con la gocciolina di cioccolato andate tranquilli, anche perché poi in cottura, se non chiudete bene il ripieno, rischia di fuoriuscire, ecco che poi vi rovina un pochino l'estetica del biscotto, ok? Quindi allora abbiamo detto, facciamo prima di tutto queste palline. Da qua poi andiamo a fare un buchetto al centro, va bene? Così io ve ne faccio vedere magari qualcuno dimostrativo, e poi gli altri magari li termino più tardi. Allora, vedete, ho fatto così una pallina col buchetto, poi prendiamo la gocciolina di cioccolato, potete metterne una o due, giusto così che poi avete un po' la sorpresa dentro quando lo mangiate, ok? A questo punto si richiude, facciamo nuovamente una pallina, ok? E adesso si lavora la frolla un po' come quando si utilizza il dash, in buona sostanza. Il paragone non è tra i migliori, però rende bene l'idea. Allora, per fare questi limoncini, la prima cosa da fare è pinzare le parti esterne in modo da dare una forma un pochino allungata, ok? Poi si fa una pressione in modo da abbassare, poi si va a lavorare proprio a mano cercando di dare una forma del limone. Allora, il consiglio che vi do, poi ve lo faccio vedere un pochino più da vicino, è quello di tenere proprio ben marcata la parte esterna, perché essendoci il lievito, poi in cottura magari si modifica un pochino la forma, non interessa che resti abbastanza integra. Ecco qua, ve lo faccio vedere da vicino. Ok, quindi proprio una forma a limoncino che poi in cottura noi lo metteremo poi in forno a 170 gradi, a forno ventilato. Allora, anche qui con i tempi ovviamente tutto cambia in base ai forni che abbiamo, ma di norma sono circa un 10-12 minuti e dipende anche molto dalla dimensione che date al biscotto. Io non vi consiglio di farli troppo grandi, rimanete un po' piccolini. Ecco qua, quindi abbiamo detto, si pinza un pochino la parte esterna e poi si modella con le mani fino a dare una piccola forma. Ecco qui, vedete? Bene, allora io direi, senza che vi faccio vedere i 10 biscottini, che comunque insomma avete già capito il modo in cui dobbiamo farli, si prende una placca da forno, ok? Mettiamo la carta forno sotto e andiamo ad adagiare i biscottini qui sopra, e poi vanno dritti in forno a cucinarsi. Allora io adesso li lascio un attimo in parte, mi do anche una piccola sciacquata alle mani, che così poi riusciamo a continuare i passaggi. Allora, solo un secondino, mi sposto, mi sciacquo le mani. Potevo mettermi qualche ciotolina a disposizione, poi quando decido di fare le dirette così al volo, come si suol dire, poi magari non sono proprio del tutto attrezzata. Ma adesso cominciamo nuovamente. Allora, vi faccio vedere i biscottini come vengono cotti, come risultano dopo la cottura. Eccoli qua, quindi abbiamo proprio
i biscottini così a forma di limoncino. Adesso quello che darà, diciamo, il giro di chiave sarà proprio questa bagna aromatizzata. Allora, la bagna si prepara con dell'acqua e l'elemento che dà il giro di chiave, come si suol dire, è il colorante alimentare. Allora, io prendo questo colorante alimentare giallo. Allora, si potrebbe anche utilizzare direttamente del limoncello oppure dello strega, però vi cambiano un pochino il sapore del biscotto. Di conseguenza il consiglio è proprio il colorante alimentare, anche perché appunto non vi altera il sapore e resta quello del frullino. Quindi acqua, andiamo ad aggiungere delle gocce di colorante, poi anche lì più goccine mettiamo e più risulta colorato poi il biscotto. Adesso prendiamo un cucchiaino, andiamo a mescolare e aggiungiamo la spremuta di un limone, che così ci dà il sapore aggiuntivo, va bene? Da una letta, se c'è qualche domanda, qualche curiosità. Allora, vediamo un po'. Fernando, buongiorno. Domande? Cristiano, ciao. Quando viene a Pordenone, poi li puoi venire ad assaggiare. Ok, va bene, continuiamo. Poi, in caso leggo i messaggi, se c'è qualche domanda da fare, vi rispondo. Allora, prepariamo, bagnata, la bagna è pronta, adesso ci prepariamo lo zucchero che dà quella glassa aggiuntiva al nostro biscotto, ecco qua. Allora, semplicemente prendiamo il biscottino, andiamo ad immergerlo nella bagna, ok, così risulta giallo, così anche le mie dita saranno gialle dopo perché un po' assorbe il colore, ma poi va via, comunque non vi preoccupate. Allora, vedete, i biscottini diventano così, quindi proprio con questa bella glassa, tra l'altro buonissima. Sono molto golosi, molto sfiziosi e addobbano anche un pochino la vostra tavola. Ecco qua, guardate questo, che bel limoncino. Quindi tutti dei piccoli bocconcini così, molto gradevoli, carini anche da fare dei sacchettini se volete regalarli a una cena, fate qualcosina di particolare. Ecco qua. Quindi vedete, è proprio il colorante quello che dà il giro, come si suol dire. Ok, facciamo gli ultimi biscottini, poi diciamo che per servirli io normalmente, ecco qua un altro biscottino, vedete che carini che vengono. Prendo qualche fogliolina, allora io ho modo di recuperarli, insomma, qui in giardino. Prendete delle foglie perché quelle sono decorative, ecco, anche sul piatto lo rendono carino. Ecco qui, facciamo ancora uno e poi dopo li serviamo in tavola. Mi spiace che non posso farveli assaggiare. Comunque, ecco, risultano molto morbidi, saporiti, belli freschi. Sono adatti, insomma, per la merenda, per la colazione e comunque sì, anche per fine pasto sono piacevoli. Ecco, facciamo l'ultimo biscottino. Adesso prendiamo un piatto. Vediamo un po', che vi faccio vedere con le mie foglioline che ho raccolto. Vedete? Allora, ho preso proprio delle foglioline, le mettiamo così sul piatto, che così poi andiamo ad adagiarci sopra i nostri biscottini. Si può anche fare una forma d'alberello e mettere poi i limoncini come fosse un alberello, però così per praticità li metto a stella come vi ho fatto nel post, sono carini. Ecco qui, pronti per essere mangiati, assaggiati. Mettiamo anche l'ultimo che ho fatto. Poi dopo, se ci avete magari anche un fiorellino, carino da mettere al centro per chiudere un po' il piatto, ok? Io ho i fiorellini, i fiorellini che avevo sono questi qui, ecco qui, e quindi ci metto questi al centro giusto per presentare questo piattino estivo. Quindi vedete, cioè alla fine si sta veramente poco a farli, la dose è piccola, però alla fine insomma li fate, li mangiate, per quello che si sta si possono rifare anche nei giorni successivi. Bene, io vi ringrazio, mi fa molto piacere se provate la ricetta, se mi fate sapere la vostra opinione, se avete piacere anche di mandare delle foto, io vi ringrazio.
Buona giornata!